Bene ragazzi, ci siamo spostati all'interno, siamo alla Maison Gatta, come vi avevo già accennato. Siamo, come vedete, la luce è un po' soffusa, ma è perché è proprio il clima d'accoglienza, il clima caldo, il clima di famiglia, e siamo qui con non proprio l'artefice, diciamo che però una delle artefici, perché poi è tutta una cosa organizzata in famiglia. Siamo con Ramona, persona veramente fantastica, guarda, sono contento di farvela conoscere, ma vi invito a venirla a trovare, solo per un saluto. Ramona, parlaci un attimino della tua follia, perché poi sei una folle alla fine. Buongiorno a tutti. Allora, è nata così: un giorno ci siamo alzati mio marito, abbiamo detto, avevamo qua una casa vuota, libera, e i miei genitori sono andati a abitare in un'altra località qua vicino, e abbiamo detto apriamo questo B&B. È stata un po' una sfida, perché ci siamo anche arrangiati a far tutto, dal pitturare a costruire tutto quello che già, ovviamente, la casa già dava, ovviamente già con un fuoco importante, una scala importante, e siamo inoltrati in questa avventura che fortunatamente mi piace, in più è una bella realtà, ecco. Spero che la gente si trovi bene, generalmente vedo che sono contenti, quindi fa felice anche a me, fa star bene la gente. Assolutamente, allora questa sarà una puntata molto particolare, perché di solito Ramona la dedico alla struttura, in questo caso la struttura secondo me parla da sola, con le immagini. La dedico alle persone, perché ha parlato anche del marito e dopo vado anche dal padre, perché secondo me, ecco, quello che mi ha colpito, al di là dell'ovvia bellezza di tutto, poi c'è un perché, ce ne parlerà Ramona, mi ha colpito lei, mi ha colpito la follia del marito e 5 minuti fa il padre. È proprio la famiglia, il clima. Secondo me con un clima del genere possiamo arrivare a superare qualunque tipo di difficoltà e a costruire dai piccoli ai grandi sogni. Ora, perché questa struttura è arredata in questo modo? C'è un motivo, è un motivo, è molto particolare, e ce lo ridice Ramona. Allora, innanzitutto siamo nel campo ormai da 20 anni, perché ho un negozio che si chiama Gatta Jardin et Maison, nel quale vendo queste cose, quindi mi è risultato più facile ovviamente arredarla in questo sistema, perché è il mio lavoro, ecco. E quindi il calore che dà, i profumi, per me sono quello che... Hai detto una cosa, allora io ieri ero a fare un raduno, un giro, quando entri è il profumo che ti accoglie, la prima cosa è il profumo, dopo è la frenesia di Ramona con cui ti racconta, ti accoglie, eccetera. E poi si passa al marito, che invece è tutto un altro carattere, ma lui lo aspettiamo, lui per dopo ce lo riserviamo. Allora, Ramona, avevi un negozio, hai un negozio, quindi la cosa carina è che gli ospiti, se gli piace qualcosa, possono venire a fare una visita nello showroom che è qui. Esattamente, qua sotto, dove io anche abito, e dove avevamo una realtà molto più grossa, ci siamo rimpiccioliti proprio per questo discorso, perché ho creato anche questo ambiente. E appunto vendiamo tutti questi articoli. Per me il profumo è la base in generale, perché anche in casa mia è così, dove uno deve entrare e sentire un'atmosfera diversa, e olfattivamente l'occhio vuole la sua parte, ma anche l'olfatto secondo me è assolutamente una cosa importantissima, ecco. Allora, sai cosa facciamo? Ci spostiamo un attimo e andiamo a vedere il negozio, così ci fai vedere, e dopo con la nostra Deborah gli fai vedere il retro, che ho già accennato che lo stai sistemando per l'inverno, però guardiamolo. Ragazzi, Ramona mi ha fatto uno splendido regalo. Entrando qua dentro veramente ho provato un'emozione, e già entrando senti
quel sapore di casa, una dolcezza infinita. Io veramente sono estasiata. Ti ringrazio veramente di questo regalo che mi hai fatto. Ti chiedo di farci da cicerone in questo viaggio meraviglioso, in questa favola. Allora, quello che volevamo dire, cioè che tu hai detto, è emozionare, è quello che vogliamo fare. Infatti noi entrando uno deve emozionarsi con l'olfatto, come avevo già detto prima. Quindi una nostra caratteristica è quello di essere specializzati in quello che è la profumazione per la casa. Abbiamo, diciamo, tutte aziende principalmente toscane, quindi la vostra terra, e sono tutti profumi nei quali crediamo molto buoni, sono quelli che accompagnano anche il viaggio dei miei viaggiatori che vengono nel B&B e che deve emozionare. Poi si passa alla Lamberger, che è un altro nostro, diciamo, fiore all'occhiello, quindi una lampada catalitica che profuma la casa ma elimina principalmente i cattivi odori, per andare poi in quello che è l'oggettistica, quello che fa casa, che rende calda una casa e che la rende accogliente con tutte queste cose, spesso fatte da noi, e create da noi, pitturate, perché siamo comunque creatori anche di merce, ecco, oltre al fattore di vendita, di commercianti. Ecco. E dai profumi siamo passati all'angolo camera. Quindi adesso siamo passati nella zona appunto notte, come dicevi te, quindi anche del bagno, in quello che sono i tappeti, l'arredamento delle bajour, le tessate del letto, i comodini, tutto quello che arreda la camera e che la rende accogliente. E adesso ci spostiamo nella zona giorno. Va bene, siamo arrivati qui nell'angolo, come si dice, soggiorno, insomma, no? Quindi spiegaci un pochino. Anche qui, allora, tutto è messo anche un po' per caso. Tanti dicono come sei brava a mettere a posto, ma non è vero. È un genere che va messo appunto così. Io ho la casa così, piena di articoli, di merce, perché sta bene che non abbia un senso una cosa. Non è posizionata come una casa moderna, ovviamente, dove tutto è più statico, ma perché va messo così. Qua invece deve dare quel sapore di casa, di calore, e sono tutti, la maggior parte sono articoli toscani, che qua sono delle ceramiche della Virginia Casa appunto, e altrimenti gli altri sono tanta, noi acquistiamo tutto in una fiera a Parigi dove prendiamo appunto la maggior parte del nostro, quindi è un genere provenzale, nordico, che ha un sapore di caldo, di calore, di emozioni, come dicevamo appunto. Siamo nella zona tecnica, come si vuol dire, e direi semplicemente di lasciare spazio alle immagini. Take every frown and turn it upside down with a smile. Today, no matter what comes my way, gonna take the time to celebrate. Bene, ci siamo spostati nella dépendance, nella grossa dépendance dove si organizzano feste e eventi. Stasera poi ve la faremo vedere perché credo che ci sia qualcosa, così la vediamo anche addobbata. Però io sono qua con il signor Renzo Gatta, ovvero l'artefice, colui da cui è partito poi tutto.
tutto. La storia nasce da te, Renzo. Questo non per dire che Renzo ha una certa età, anzi, è giovanissimo, tu e tua moglie. Esatto, che lei ha, è stata lei che ha voluto tutto quel tipo di capannone qua. Come mai? Io così le piaceva di fare un capannone giusto, bello, per le feste, per il negozio che avevamo prima. Adesso è saltato fuori che abbiamo fatto le feste, purtroppo. Purtroppo, ci siamo evoluti, cioè il mondo va avanti e ci siamo evoluti. Esatto, esatto. Per adesso insomma sembrerebbe che le cose vanno benino. Vanno bene, ma poi se ci pensi Renzo è anche il cambiamento è stato anche della tua vita, perché poi comunque sei qua che aiuti tua figlia in un contesto sempre relativo ai mobili, perché comunque vedi, siamo sempre circondati da mobili. C'è anche il figlio, c'è anche mio figlio che... Che è bravo anche lui, si chiama Riccardo. Riccardo lo conosceremo la prossima volta, oggi non è qui con noi, però è la famiglia, è sempre quello che ho detto, è il clima della famiglia. Signor Renzo è l'artefice di tutto quello che ora vedete, sono passati degli anni, però lui è ancora qua, che aiuta la figlia con il figlio, con Alessandro, e io direi che cioè, meglio di così, cosa ci inventiamo poi? L'importante adesso è che mantenga la salute. E la volontà ce n'è tanta e andiamo avanti. La salute sicuramente, ragazzi, non vi dico l'età che ha, non ve lo dico, tanto non lo indovinereste mai, mai. Però la salute c'è, sta benissimo, tanta voglia di fare. L'ho visto stamani, io veramente ho detto, ma, mi ha detto, guarda, sono il padre. Ho detto, come il padre? Cioè, non mi tornava. E d'altronde la vita è così, sono stato anche fortunato, perché siamo anche i miei fratelli sono tutti stati abbastanza... però tutto assieme dai. Io credo che comunque quello che mantiene i giovani, Renzo, sia il fare quello che nella vita ti piace. Sabra, quello, tutte le cose che ho fatto, ne abbiamo cambiate anche noi di lavori e così, e l'abbiamo sempre fatto con una forte volontà, veramente, e dopo forse le cose ci hanno aiutato un po' e abbiamo lavorato tanto, io e mia moglie, perché a tirare su due figli, anche lei. Io ero sempre in giro a fare le fiere, insomma lei doveva assistere tutto il negozio che c'era qua, non c'era questo ma c'era anche, però tutto assieme dai, non ci possiamo lamentare dai. Assolutamente, il negozio si è evoluto, l'abbiamo visto prima. Abbiamo creato due bei figli, che sono veramente bravi tutti e due. Assolutamente. E sono, tiriamo avanti dai. Io appena l'ho conosciuta l'ho definita parecchio pazza, un po' tipo me, però la pazzia è quella che ci rende vivi e che fa sì che anche nei momenti di difficoltà ci inventiamo sempre qualcosa, secondo me. Hai detto giusto, e tiriamo avanti dai, non saprei più. Io mi riprometto che a primavera vengo, perché voglio vivere tutto il lato dietro con piscina, tutto quello che in questo momento stanno chiudendo. Ti voglio ritrovare, che ci inventiamo qualcosa, Renzo. Benissimo, bravo, sei molto gentile anche, vi ho trovato dei ragazzi molto in gamba, bravi. È una promessa che facciamo anche ai nostri amici, e anzi vi rinnovo, non è, lo sapete, la nostra una pubblicità, non è niente, noi stiamo girando dei reality on the road per far vedere le strutture d'accoglienza migliori che ci sono secondo noi in Italia. Venite assolutamente alla Maison Gatta, perché non tanto per il posto, lo ridico, l'ho ridetto, è vero, perché è bellissimo, ma non per quello, se fosse stato brutto ve lo direi lo stesso, solo per le persone che ho conosciuto, perché sono delle persone eccezionali. E ancora manca Alessandro, un altro mezzo matto. Quello è... Se no non sposava, non stava con sua figlia. È stato veramente, ha dato un volto anche a tutto, con passione, perché ho avuto la passione, è inventiva. Che vuol dire molto. Poi con il nostro aiuto e piano piano abbiamo fatto tutto. E allora andiamo a conoscere anche Alessandro. Ah, fra l'altro è anche un bikers. Venite con noi, rock and roll. Serie, se sono matte non le vogliamo, ve l'avevo detto. Se venite trovate questo,
È normale, è così. Allora, da una pazza ci spostiamo a un altro pazzo. Venite, qui siamo con Alessandro che è il compagno. È sopra un Harley Davidson. Io ho preso questo sgabello non a caso perché l'ha fatto lui, ragazzi. Allora, come ti definisco, Alessandro? Facciamo una chiacchierata come ieri. Un creativo, anche un designer secondo me. E anche un tuttofare, perché sì, creativo, ma li realizzi, li fai anche fisicamente tu. Esatto, sì, diciamo che parto dall'idea e poi cerco di vedere se la fattibilità del contesto per riuscire a realizzare l'idea. Perché non sempre hai un'idea e poi nel percorso non riesci a dar vita, a realizzare l'oggetto di cui stiamo parlando. Allora, tra i vari oggetti, tra cui, come ho detto, lo sgabello, il tavolo in legno, cioè ne abbiamo visti nelle nostre immagini, cioè vi assicuro il 90% li ha fatti lui. Qui abbiamo un altro piccolo oggettino, questa Harley. Ci racconti un attimino la storia di questa Harley, che ci è rimasto ben poco di originale. Sì, diciamo che siccome io sono sempre stato un amatore di moto custom, sono partito nel 94 con una Honda Shadow, di cui è stata tutta rifatta. Poi 5 anni fa ho avuto questa brillante idea di cercare un Harley, ma la volevo a carburatore, perché a carburatore c'ha, diciamo, ha una sua anima, diversamente da quelle che adesso hanno tutte le centraline, le iniezioni. Pensa a quelle elettriche ora. Sì, anche quelle elettriche, ma d'altronde c'è anche, qui ci spostiamo da un altro discorso, se anche adesso tutti i governi cominciano a spingere per un'economia ecosostenibile, purtroppo ci dobbiamo adeguare anche noi a quello che sarà il futuro. Beh, adeguiamoci, ma teniamo in garage una bella Harley a carburatore. Però tornando a questa, 5 anni fa l'ho acquistata in Inghilterra, e l'ho fatta arrivare di qua. Quando è arrivata qui, sì, era stata un po' modificata appena, però diciamo non il mio progetto era già nella mia testa. L'ho presa e l'ho smontato, ho tenuto solo il telaio e il motore, e piano piano ho realizzato sto po' di roba. Ragazzi, è bellissima, vi assicuro è bellissima. Se venite dalle parti di Brescia e vedete questo mostro bianco sfrecciare sopra, sicuramente c'è Alessandro. Alessandro, non ti voglio rubare troppo tempo perché anche stamani sei a fare lavori di falegnameria, mi ha detto, ma se qualcuno volesse vedere delle tue creazioni, esiste un sito, lo farai, una pagina social, non lo so, esiste qualcosa per vedere, oltre che ovviamente il sito della Maison, dove quello che vedete in legno, le strutture in metallo, le ha fatte lui. Ma esiste già qualcosa di tuo o lo stai preparando? No, per adesso di mio no, perché diciamo che se vuoi vedere qualcosa vai sul sito della compagna. Però facci una promessa, noi ritorniamo a primavera, forse anche prima a trovarti, però con le telecamere ritorno a primavera, quando tutto lo spazio dietro. Fatti una bella paginetta dove c'è tutte le tue creazioni, fallo per i nostri amici a casa, perché saranno curiosi di vedere cosa realizzi e magari chissà, ci potrebbe essere interesse, delle collaborazioni. Lo so, come me non è molto social, ma si vede dall'aspetto. Noi non siamo per niente social, però abbiamo detto ci dobbiamo adeguare al mercato ecosostenibile, ci dobbiamo anche adeguare alla realtà che oggi purtroppo si va avanti con il web. Io mi definisco analogico e penso pure tu, io ascolto i dischi in vinile, quindi ti ho già detto tutto, però secondo me con il lavoro che facciamo, un lavoro di creativi, forse qualcosa di social, fallo, se no te lo faccio io. Va bene, ci conto. Allora, va bene, ci conta che lo faccio io, ok, a breve vedrete qualcosa. Andiamo avanti ragazzi, qui sono veramente fuori di testa. Bene ragazzi, adesso vi faccio vedere la parte estiva, che naturalmente è chiusa la piscina perché stiamo entrando nell'inverno, però è mozzafiato comunque.